Oggi parliamo di medicina anti-aging. La prima cosa che dobbiamo fare è la distinzione tra medicina anti-aging e medicina estetica, perché in questo campo c'è una grande confusione. Questo perché nei congressi di medicina estetica c'è sempre una sessione di anti-aging e quindi le due cose si confondono. A differenza che nei paesi dell'estremo oriente, Corea, Giappone, Cina, eccetera, dove si parla di medicina anti-aging in congressi di sola medicina anti-aging. Qual è la differenza sostanziale tra medicina estetica e medicina anti-aging? La medicina estetica svolge una terapia estetica ricostruttiva, correttiva, attraverso la chirurgia, attraverso i filler, i cosiddetti iniezioni di acido ialuronico cross-linkato, perché l'acido ialuronico noi lo abbiamo nei tessuti, lo abbiamo nelle articolazioni, però dal punto di vista medicale si dice cross-linkare, cioè fare in modo che i nostri enzimi non lo metabolizzano, e in questo modo noi facciamo quelli che si chiamano i filler, che sono riempimento. Quella non è medicina anti-aging, e medicina estetica correttiva. Ora, nella medicina anti-aging, soprattutto, bisogna fare una differenza fondamentale che è l'età anagrafica, che si differenzia dall'età mentale e dall'età biologica. L'età mentale, per quasi tutti, è molto più giovane dell'età anagrafica. La maggior parte delle persone si sente molto più giovane dell'età che ha. L'età biologica invece è tutt'altra cosa. L'età biologica è come la nostra biologia ha reagito al passare del tempo. Quindi noi possiamo avere un'età biologica che è più anziana dell'età anagrafica o che è più giovane dell'età anagrafica. Come facciamo a vedere e constatare questa differenza? Attraverso lo studio dei geni, e in particolare di una struttura del DNA dei geni che sono i telomeri. I telomeri sono, potremmo vederle qui in questa figura che vi mostro, sono praticamente, immaginateli come i lacci di una scarpa, e alla estremità dei lacci della scarpa noi abbiamo delle terminazioni che sono di plastica. Questo è il telomero. Il telomero si può consumare con l'età. Quando si consuma il telomero, ovviamente abbiamo che i processi rigenerativi sono molto rallentati. Come si misurano i telomeri? Esistono delle analisi, appunto per determinare l'età biologica, che possono essere analisi sanguigne, che si fanno attraverso la puntura del dito con il sangue periferico, lo fanno anche alcune farmacie, ma non è un esame preciso. Il vero esame preciso è il telotest. Il telotest che si fa facendo dei tamponi di saliva. Tamponi di saliva che poi vengono inviati a dei laboratori, appunto, di genetica, da cui abbiamo esattamente qual è la nostra età biologica. In quanto sappiamo qual è, per esempio, per 40 anni la lunghezza ottimale di un telomero, se è più lungo vuol dire che noi abbiamo un'età biologica inferiore ai 40 anni, se è più corto esattamente l'inverso. Allora, che cos'è l'invecchiamento? L'invecchiamento può essere estrinseco e intrinseco. L'intrinseco è quello che viene chiamato chronoaging, cioè dipende dal tempo, è tempo dipendente, interessa l'intero organismo. Possiamo avere comunque degli organi che invecchiano più rapidamente di altri. Invece l'invecchiamento estrinseco è dovuto ai nostri stili di vita, è dovuto all'irraggiamento per esempio solare, l'irradiazione solare che può avere un effetto negativo sulla nostra epidermide. Sappiamo che i raggi solari si dividono in UVB e UVA, che sono diversi perché i B arrivano a livello dell'epidermide, quelli A arrivano ancora più profondamente a livello del derma, e questi ovviamente possono far invecchiare la pelle. Ora,
Come si può ovviare all'invecchiamento? Le tecniche sono varie. Innanzitutto determinare qual è l'età biologica e vedere come si può poi, se c'è un'età biologica più anziana dell'età anagrafica, come si può far retrocedere questa età biologica. Questo è possibile e come? Attraverso formulazioni magistrali che vengono preparate in farmacia, adesso ci sono anche formulazioni magistrali intranasali, molti rimedi ormai si stanno progettando per via endonasale, ma anche delle flebo che noi facciamo dopo aver fatto sempre il telotest, l'esame dei telomeri, e flebo che possono essere sia con omotossicologici sia con farmaci chimici come l'N-acetilcisteina, il glutatione, l'esafosfina e la metionina, eccetera. Ancora possiamo effettuare terapie locali anti-aging attraverso, per esempio, l'insulina di guida. Ora, l'insulina sappiamo che è un farmaco per il diabete, ma se ha una certa diluizione non va in circolo, ha un'azione solo locale, ha un'azione trofica, cioè ha un'azione per rimpolpare quelle zone, per esempio del viso o di altre parti del corpo che hanno perso massa. Ancora iniezioni di collagene, di vitamina anche a livello locale. Un'altra funzione molto interessante è quella della luce LED. Esistono delle frequenze della luce LED con cui si può fare la fotobiomodulazione che ripara le porzioni di DNA danneggiate. Quali sono gli altri consigli importanti per non invecchiare? L'attività fisica, senza dubbio, dormire a sufficienza e l'attività sessuale, estremamente importante, ridere e non vivere continuamente nello stress. E la cosa ancora più importante è la restrizione calorica. L'obesità è un problema importante per la nostra epoca. Il 50% della popolazione dei paesi industrializzati è sovrappeso o obesa. Anche il numero dei ragazzi in aumento ponderale è in continuo aumento. E questo è un dato importante e preoccupante, perché bisogna sapere, pochi lo sanno, che il numero di adipociti che possediamo si determina nell'infanzia e nell'adolescenza e ci rimane per tutta la vita ed è fondamentale. Quindi un bambino obeso sarà destinato a conservare quegli adipociti che ha sviluppato un po' per tutta la vita. Altra cosa importante da sapere è che il grasso dialoga con tutto il sistema, il cosiddetto sistema PNEI, cioè psico, neuro, endocrino, immunitario, quindi tutto il sistema che collega tutti gli organi e tutto il nostro equilibrio e dialogando con questo sistema può portare alla rovina per diverse cause, innanzitutto per la resistenza insulinica, cioè il corpo piano piano comincia a non osteggiare, diciamo, l'introito di zuccheri con la resistenza insulinica. E l'altra cosa interessante è la leptina. La leptina è l'ormone della sazietà ed è secreta proprio dagli adipociti, quindi se uno è grasso dovrebbe avere più leptina che blocca la sazietà a livello del cervello. Il problema è che, come nella resistenza insulinica, anche per la leptina c'è una resistenza della leptina, per cui non arriva al cervello l'impulso, man mano nel tempo è avvenuto questo, e invece arriva agli altri organi provocando danni e anche quella che è l'inflammaging, cioè l'infiammazione a basso grado, che è un fattore di invecchiamento molto pericoloso. L'inflammaging, immaginate come il fuoco di un barbecue che rimane pacato sotto, quella carbonella che rimane accesa sotto, e così un'infiammazione cronica porta, diciamo, tutti gli organi, tutte le cellule verso l'invecchiamento e verso l'aging. Ricordate i nostri nonni? Andavano a letto con la tazza di latte col pane bagnato dentro, quindi una cena molto, molto modesta. La restrizione calorica è uno dei fattori più importanti per rimanere giovani. Grazie della vostra attenzione e mi raccomando, vi aspettiamo per i nostri prossimi incontri e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale.